i vari banchieri che si costituiscono in maniera ufficiale. E, insomma, diciamo, è una storia estremamente complessa che solo a leggerla non si capisce, bisogna studiarla. Però questo per dire, insomma, che ecco. Questo Papa fu indubbiamente partecipe del clima del rinnovamento spirituale collegato con la riforma cluniacense, partita dall'abbazia di Cluny, che diciamo, Che di origine al tentava di movimento dei dare, Benedettini. sì, che tentava di dare una formula culturale anche laica, oltre che appunto clericale. Infatti propugnò sempre la necessità di una chiesa povera che come tale sarebbe stata più libera dai vincoli della politica, dice lui, nella sua azione spirituale, proponendo una soluzione radicale della lotta per le investiture. L'imperatore avrebbe abbandonato ogni pretesa, consentendo libere elezioni canoniche, mentre i vescovi avrebbero rinunciato alle regalie e ad ogni potere politico, ma non diventavano poveri perché avrebbero conservato le decime e le oblazioni. Pasquale, già a Sutri nel 1111, come abbiamo già accennato, aveva delle buone intenzioni in linea con le idee di Gregorio VII, ma non era questo Papa e lui non riuscì a capire che la sua riforma era prematura e che cozzava con la realtà dei fatti. Pasquale a Sutri, con la sua azione spirituale, anticipava il Concordato di Worms pochi anni dopo concluso da Papa Callisto e Carlo V, e se lui non ebbe fortuna non fu per il contrasto con Carlo V, ma per le reazioni delle gerarchie ecclesiastiche, soprattutto dei suoi vescovi principi, che avevano un'altra concezione della spiritualità. E anche il breve pontificato del suo successore poté fare ben poco. Erano più di 45 anni, scrive Liziani, che irriducibili contese mettevano sottosopra l'Italia e la Germania, anche se tutto aveva preso una specie di stanchezza, o dirò meglio, di sazietà. Tanto l'impero quanto il papato si trovavano di fronte ad infinite contraddizioni di fatti e di principi. Beh, questa è, diciamo, la summa. Ma leggersi la storia del papato richiede una versatilità concettuale e di pensiero ampia, perché tutto quello che si legge a proposito del papato sulla storiografia ufficiale è falso, e quindi bisogna avere un cervello scervolo da preconcetti, cosa che è difficile in una storiografia inculcata a tutti i livelli da sempre, da parte della chi controlla la letteratura, chi controlla la semantica, la lingua, eccetera, eccetera. E controlla la comunicazione in generale, l'hanno sempre dominata loro, sempre controllata loro, anche adesso attraverso terzi, attraverso diciamo, operatori che nessuno mai immaginerebbe controllati da loro, ma in realtà sono loro. Controllano tutte le fasce ideologiche dall'estrema sinistra all'estrema destra e di qualunque ideologia a qualunque altro genere. Quindi questo sta proprio a significare che siamo di Controllano fronte tutti meno noi al finora. potere, il potere sono loro. Il potere, il nucleo fondante del potere mondiale, sotto qualunque visibilità, presentazione biologica, non biologica, come si dice, Ma io, storica, storicistica, e quant'altro, politica, politica è razionale, controllata filosofica, irrazionale. direttamente o indirettamente da loro. Sono Come 2000 anni, succede oggi attraverso sono soprattutto i 2000 anni che lo gesuiti. stanno facendo, lo sanno fare benissimo. Addirittura c'è gente che pensa di lottare contro di loro, che in realtà lavora per loro. Esattamente. Anche perché è difficile non lottare a favore loro, perché non esiste. C'è un film che ogni tanto mi viene in mente, che si chiamava Una poltrona per due, Non me lo un ricordo. film americano di una ventina d'anni fa, in cui c'erano i due papabili, la poltrona Sì. per due, no, non era una. Ah sì, forse era quello, sì, in cui loro erano neoeletti al Parlamento americano, e
parlavano con un vecchio svezzato, un senatore di lunga, sì, di lunga, come si dice, di lunga carriera, che, di lungo cabotaggio, lungo corso, ecco, corso cabotaggio, che diceva: ma non ha importanza se voi votate a destra alle votazioni o votate a sinistra, tanto comunque è la stessa identica cosa, capito? Certamente. E quindi, ecco questo, quindi o voti a destra o voti a sinistra, in estrema sintesi, sempre loro hanno il controllo, sempre loro sono quelli mandanti, sempre loro sono quelli che giudicano, sono quelli che decidono, sono quelli che fanno. In ultima analisi, anche se per assurdo, e non è poi così assurdo, venisse distrutto il papato, cioè venisse annullato il concetto del papato, il papato esisterebbe comunque all'interno di altre istituzioni, perché trasferiscono l'oro di San Pietro in Sabina, certo, come hanno fatto i papi varie volte, che abbiamo letto poco fa. Certo. Si sono portati via il tesoro, si sono venduti il tesoro di San Pietro, non una, decine di volte, per non dire centinaia. Tanto resta sempre lì. Hanno inventato le decime. Ma guarda che hanno inventato il i lascidi. Con Totò la che vende la fontana di Trevi, credete che sia un caso? Si sono venduto anche quello che non era loro. Quindi in tutto questo, io adesso chiudo il discorso perché sennò vi annoio troppo, e invece andiamo a quello che ha da dire Giorgio. Allora, entriamo nel merito. No, aspetta, chiudo perché sennò sì, è troppo lunga. Entriamo nel merito della documentazione in nostro possesso e ve lo faremo vedere col prossimo video. Ma poi documentazione, sono solo 4 libri per il momento. Però sono importanti. Se ci stiamo.